Ciao a tutti amici appassionati cinofili. Dai, insomma, era preso l'entusiasmo sul video così. Prima di iniziare il video sul dogo sardo, il Rhodesian Ridgeback ed un altro cane un po' particolare, rispondo ad una delle domande che più mi martellano proprio, cioè, sempre. Chiaramente a questa domanda la risposta è la mia, quindi non è assoluta, cioè una risposta che io do dal mio punto di vista, o meglio una risposta che io do sul campo quando lavoro determinati cani. E la domanda più frequente qual è? Il mio cane abbaia troppo. Il mio cane abbaia sempre, il mio cane abbaia tutto il giorno. Cosa posso fare per risolvere questo problema? Il mio cane abbaia in modo smodato. Quando abbaia è totalmente fuori controllo. Come faccio a far smettere il cane ad abbaiare? Insegna al cane ad abbaiare a comando. Per quale motivo devi insegnare ad abbaiare a comando al tuo cane? Ai cani non si può impedire di abbaiare. Molte volte si sente un po' per il mio cane gli farei tagliare le corde vocali. Poi ci sono le leggende metropolitane: quello ha fatto tagliare le corde vocali al cane. Tutte cazzate. Vi svelo questo segreto, ma che resti tra noi e che nessuno di voi lo dica mai in giro. I cani, per loro natura, vocalizzano. Nel loro vocalizzare c'è, per l'appunto, l'abbaio. Il cane abbaia per una espressione che può essere emozionale, può essere di guardia, può essere di difesa, può essere di coraggio, può essere di 100.000 sfaccettature. Vocalizza, il suo modo di interpretare è l'abbaio. C'è chi lo fa per attirare l'attenzione, ci sono per un comportamento sostitutivo, per un comportamento evitativo, tutte cose che non sto qui ad elencarvi, che sarebbero proprio tecnicamente difficili da far entrare nella testa. Ma questo problema dei cani che abbaiano lo abbiamo anche noi che lavoriamo con cani che fanno determinati lavori, che non possono abbaiare, cioè, non senza una ragion veduta, no? Ora invento totalmente. C'è un plotone di cani che va, cioè un plotone di persone che va con l'unità cinofila in ava scoperta, la notte nel buio, il cane comincia a abbaiare. Non è un'ottima idea per il plotone, no? E non è che quel cane non vorrebbe abbaiare, semplicemente a quel cane è stato insegnato ad abbaiare a comando. Che cosa significa insegnare al cane ad abbaiare a comando? Non significa, chiedo scusa per la licenza narrativa che di tanto in tanto mi concedo per spiegare determinate cose, è che nel momento in cui tu insegni ad abbaiare al cane a comando, insegna anche il no. Chiaro? Lo porti ad abbaiare a comando, abbaia, 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 abbaia. No! Muto. Quindi non è l'insegnamento che tu dai al cane sull'abbaio, ma è il no che dai sull'abbaio, che assume una potenza diversa. Un cane in tracking che deve abbaiare quando trova un oggetto, che deve abbaiare se trova uno yet, se trova una, durante un brevetto ipo, trova magari, che so, l'oggetto che deve essere segnalato restando fermo, abbaiando, mettendosi seduto a terra. Quel cane abituato ad abbaiare non deve abbaiare durante la traccia, altrimenti confonde il conduttore.
Quindi il conduttore cosa fa? Insegna il cane ad abbaiare a comando, cioè a segnalare l'oggetto. E quel cane, cioè, non è che smette di fare la gara e non è più un cane, no, quello resta un cane, cioè, non è un'altra cosa, resta un cane con un proprietario, con un conduttore che ci convive una vita come tutti quanti voi e ha i nostri problemi. Il suo cane abbaia come abbaia il mio e il tuo, solamente lui si affaccia e dice basta, con quel tono che gli ricorda il no, e il cane smette di abbaiare. Per concludere, vuoi insegnare il cane a smettere di abbaiare? Insegna il cane ad abbaiare a comando. Detta quella cosa della par condicio, rivolgiti ad un addestratore professionista bravo, qualificato, che sappia, vabbè, cioè, rivolgiti ad un addestratore professionista qualificato che sappia fare questo. O perché no, l'alternativa è prova ad immaginarti come una persona che vuole imparare, vai per errori, impara di tuo ad insegnare al tuo cane, tu ad abbaiare a comando e poi a fermarlo. Qualora e se il tuo cane fosse un abbaione, comunque non perderà il suo istinto ad abbaiare, ma tu avrai modo di tenere il suo abbaio sotto controllo. Lo senti abbaiare in giardino, intanto un proprietario esperto riconosce un abbaio da un altro. Vai a controllare cosa succede, no, se non succede nulla, e il cane smette. Poi queste sono cose che gli addestratori sanno, poi non ve le dico, io non lo so se non le dicono, però sono l'ABC, cioè per chi si occupa di cinofilia, no? È proprio la regola, insomma.